Aspetta che sto arrivando. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ad Essaouira, una città del Marocco che loro chiamano Essaouira. È più sportivo, a me piace più come suona Essaouira. E siamo finiti dentro un appartamento marocchino. Non abbiamo preso una struttura. No, volevamo provare cosa significava vivere davvero in una di queste case tipiche. Un vero appartamento marocchino che prima era diroccato, distrutto. Sicuramente invece una francese innamorata dell'arte e dello stile un l'ha giorno preso, si è svegliata. Ha detto perché non farci qualcosa di questa casa, esatto. E quindi l'ha sistemato. L'ha reso abitabile. L'ha trasformato in una accommodation che adesso noi vi facciamo vedere. L'ambiente dove siamo in questo momento è il salone, che non è altro che questa stanza qua con questo stile che è un misto, perché quello è rimasto lì com'era una volta. Sì, qua abbiamo addirittura un sì, guarda che roba. Aspetta, devi fare proprio quello che hai fatto prima a me. No, perché la prima scena che mi è venuta in mente quando ho visto sta stanza è, mi sono immaginato, sapete, quelle ballerine arrampeggianti che sculettanti le ha definite, con i ferrettini che suonano, cose del genere. Questa è la parte più intima della casa, no? Molto bello questo. Sì. Tavolino. Collegato a questo c'è un'altra sala da pranzo. Quindi già immaginiamoli col tè, la lamenta tutte le ore. Questa è un'altra sala da pranzo che comunica con quella stanza. Io mi sono già organizzato il mio angolino da nomade digitale. Lampada particolare. Quella lì, là di fronte, è la cucina. Quest'arco sempre molto... Sempre queste forme tipiche, le vedete queste forme caratteristiche? Una cucina normale, però, dai. Tutta con le mattonelline così... Poi si sale su per le scale e si accede alle camere. Le scale pure sono rimaste come erano una volta, mi sa. Sì, infatti c'è il chiostro interno che dà su tutta la scala, che comunica con tutto l'appartamento. Al momento, da notare, ci siamo solo noi, perché non ci sono altri ospiti in questi giorni. Sono giorni tranquilli. Questa è una camera che dovrebbe essere abitata, ma non c'è nessuno. Guardate lo stile. Questi sono scaloni che permettono di salire su. C'è la luce? Accendiamo la luce? Voilà, guarda, questa è la stanza. Materasso bello alto. Armadio. Tutto rigorosamente blu, perché dovete sapere che Essaouira è tutta bianca e blu. È bellissima. Bianca e azzurra, è un misto. Sembrava il disco dei Green Day. Qui si accede all'altra camera, che è quella che abbiamo preso noi. Questa è la finestrella che dà direttamente sulla nostra stanza. Le porte, queste sono le serrature delle porte. E questo è il metodo di chiusura della porta. Cioè proprio, vai. Questa è la nostra stanza, che è un po' più spaziosa dell'altra. La signora ci ha dato la possibilità di scegliere. Noi abbiamo preso questa perché semplicemente aveva un po' più spazio rispetto all'altra, che malgrado era più particolare. Con questo drappeggio, come si chiama? Entrambe hanno questa roba stile pescatori, perché d'altronde Essaouira, essendo un borghetto di mare, ha proprio... E abbiamo anche una porta non porta, un buco non un buco. Cambio d'aria. Ha proprio quella conformazione la cittadina di però io direi che borghetto questo è di mare. Il pezzo forte di questa casa. Vediamo se riusciamo a illuminarlo più che altro. Questo è il bagno, che è tutto blu. Si sente la mia voce che rimbomba? Qua c'è il lavandino. Con lo specchio tipico. Sembra che non sia mai cambiato nell'arco degli anni. Perché loro lo chiamano stile Amman. Questa è la doccia Amman style, sempre con questo arco. Sì. Si può lavare. Sì, praticamente lo puoi veramente lavare. C'è un altro piano che dà alla terrazza. Vai. Questa sarebbe la visione dall'alto. Qui c'è un'altra porta rigorosamente blu. Qui è il terrazzino. Quella è un'altra stanza. Questa è una parte del terrazzino, perché c'è il terrazzo vero e proprio. Sì, quella stanza lì non è ancora riempita, ma stanno arrivando altri ospiti. Qui c'è un'altra cucina. Cucinino. Che possono utilizzare anche le persone che sono qui. La scala, se ci vogliamo buttare. Una scala per tentativi blandi di scavalcamento. Una finestra non finestra, perché da sull'albero non c'è niente. E poi c'è l'ultimo pezzo del balconcino che collega a questo. Cosa fai, Veronica? Ti stavo pigliando un gabbiano in faccia. E questo è il terrazzino. Abbiamo l'amaca, non guasta mai. Tavolo, no, non cadi Veronica, non cadi. Divanetto.
qui c'è la vista sull'interno della scala. Ti lascio lì, Veronica. Buonanotte. Vabbè, ma quindi Saurina non gliela facciamo vedere? Se mi fai così, ma dormo. Proprio usciamo? No, dormo. Ciao Veronica, ti lascio qua, io vado in giro le Saurina. No, ciao. Non vai da nessuna ciao, parte ciao, senza di me. Ciao, ciao. Insomma, come vi sembra questo appartamento marocchino? A noi piace tanto, molto caratteristico, molto particolare. Vai in camera. Andiamo a farci una passeggiata? Andiamo a una passeggiata. Dai. Giusto per farvi capire dov'è questo appartamento, vi faccio vedere la traversa dove ci troviamo, che a tratti ha molte cose discutibili. Ci ha lasciati tanto perplessi che quando siamo arrivati abbiamo detto: ma siamo sicuri che siamo nel posto giusto? Eppure guardate quanto ci mettiamo ad arrivare al souk, nel cuore della Medina, che poi siamo già dentro la Medina. Ora mi metto in low profile e vi faccio vedere quanto ci mettiamo ad arrivare. Capite perché diciamo che siamo proprio in mezzo a loro? Sì, proprio dove abitano loro. Quindi diciamo le traverse anche sono un po' bella così, così come le vivono proprio loro nella loro quotidianità. In Marocco ci sono 1,5 miliardi di gatti disseminati per tutte le vie del paese, praticamente sono ovunque, aspettano cibo da tutti, giustamente, ma sono tutti molto molto docili. Medina di Essaouira è un'esplosione di colori, cioè vedrete dipinti, murales dappertutto, ha un'anima molto hippie, molto rilassata. Sarà anche per la presenza del mare? Ci vorrebbe la musichetta, ragazzi. Sì, dai, che l'avete riconosciuto. Questo è il punto dove hanno girato Game of Thrones, la scena dove Daenerys prende gli schiavi, la ricciolina mora e se ne va con tutta l'aria furtiva. E quella è la torretta, che è il castello di Mogador. Semplicemente fate cautela da queste parti, perché un attimo che ti giri ti arriva qualcosa in testa. Sono 1,5 miliardi di gabbiani, pericolosissimo. Dite stop alla diarrea. La Medina di Essaouira è incasinata tanto quanto quella di Marrakesh, però è molto più tranquilla, più rilassata, più a misura d'uomo. I venditori non loro, sì, sono più gentili. Non ti ammazzano, i venditori non ti salgono addosso. Molto più piacevole. Sì, sì, molto più piacevole. Hi. What is that? This is the argan oil. Okay. This is the single steam. After I take the oil, and this is the rest over. Okay. And the rest over, I use it some glee for face. Okay. And this one is almond, argan oil, and honey. This is almond, argan oil, and honey. You can eat it. You can eat it. It's good. Okay. Come on. It's very sweet. It's good. Honey, orange honey. It's really good. Really nice. Oh yeah, the oil. And this is the argan oil with gardenia, with jasmine, with lemon, with different smell. La pappina d'argan è buonissima, cioè l'abbiamo ancora assaggiata. È come un burro d'arachidi, però è fatto di argan, mandorle e miele. È proprio qui vicino dove producono l'argan, infatti ci sono anche delle fabbriche. Giustamente. Quindi questo è il posto giusto dove comprarlo. La Medina è piccolissima, cioè la girate in 10 minuti da punta a punta. In un giorno fate il flipper dentro, che ha il suo fascino perché la scopri tutta da cima a fondo, non hai la sensazione di stare perdendo di qualcosa, quindi no, si vede l'ideale. Tutto. Quando vedete così, significa che il negozio è chiuso. Temporaneamente chiuso, sarà in pausa pranzo.
una visita a Dessauira vale assolutamente la pena. È una specie di bomboniera incasinata. Quindi vale. Incasinata. Vale veramente fare un salto. Noi adesso rientriamo al nostro appartamento marocchino, che per l'appunto è questo. Fateci sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se in un contesto come questo. Voi avreste dormito in un posto così, oppure avreste preferito qualcos'altro? Che ne so, un hotel, lo sfarzo, il lusso, magari qualcosa massaggi, di. La colazione già preparata. Vabbè, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un bel like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Accendete quella campanella. Premete quel tasto, spaccatelo se è necessario. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento. Come sempre. E per il momento vi mandiamo un bianco azzurrino saluto da qui. Alla prossima. Ciao. Comunque il tramonto adesso Dessauira è da qua. Sali sul cannone, ti siedi e aspetti.